Ciao a tutti! Oggi faccio questo video extra per due motivi particolari. Lasciarci il 2018 alle spalle con gli auguri e parlarvi un poco di progetti che ho in mente per il canale, per il nuovo anno. Un 2019 che è così vicino. Partiamo prima dai progetti per il nuovo anno? Va bene, facciamo così, dai. Bene, prima di tutto credo di aver trovato un po' la conta su come impostare il video, nel senso che ho intenzione di mantenere un certo format, soprattutto per quanto riguarda i video sugli alimenti. Una prima sezione riguardante la storia dell'alimento in questione, poi una parte con i dati prettamente nutrizionali, e infine qualche ricetta sfiziosa e che sia la più salutare possibile, senza per questo scendere nel nazismo alimentare. Infatti credo che ognuno di noi debba necessariamente trovare un proprio percorso alimentare ed adeguarlo ai propri gusti personali. Naturalmente con questo non intendo dire che dobbiamo mangiare schifezze, ma neanche mangiare dei piatti tristi. Dobbiamo trovare il giusto bilanciamento fra i nostri gusti e i gusti che ha il nostro organismo. È un compromesso, vi posso assicurare, che si può trovare. Basta solo un poco di buona volontà. Come dicono in inglese, readiness to change, l'essere pronti a cambiare. E voi siete pronti a cambiare? Io sono sempre qui a darvi una mano. Per cui sicuramente per tutto il 2019 vi annoierò con pomodori, verdure varie, carne, legumi, tofu e qualsiasi cosa mi venga in mente. Oppure che venga in mente a voi, fatemi sapere cosa volete di cui parli e di cosa che volete che io approfondisca. In fondo sono qui per voi. Invece, per continuare con le novità del canale, per il 2019, alla rubrica degli alimenti ne aggiungerò un'altra relativa alle diete e ai regimi alimentari. Diete, ad esempio, come la dieta zona, la dieta mediterranea, oppure regimi alimentari come ad esempio il veganesimo o il vegetarianesimo. E così via, insomma. Dobbiamo entrare nel dettaglio delle cose, dandovi anche un po' di storia su come una determinata dieta o regime alimentare sia nato, e come anche si sia evoluto, e quali sono i suoi vantaggi e gli svantaggi, e applicarli, diciamo, alla nostra vita quotidiana. Questo perché non c'è una dieta perfetta, ma sicuramente abbiamo un'alimentazione adeguata ad ognuno di noi. Siamo unici anche sotto il profilo alimentare. Siamo unici in base alle nostre credenze religiose, politiche, ambientali, e volete che non sia così anche per l'alimentazione? Poi saranno ancora più presenti i consigli alimentari per quanto riguarda l'analisi di eventuali bufale che magari girano sulla rete o conferme che un determinato metodo o alimento abbia in realtà qualche effetto, particolarmente benefico sul nostro organismo. Su questo argomento credo di poterci passare dei secoli a girare video, ne girano veramente tante di cazzate sulla rete, ma andremo per ordine e soprattutto andremo in maniera scientifica, analizzando la letteratura scientifica fatta da studi che abbiano utilizzato il soggetto, usando il metodo scientifico e sicuramente non attaccandoci al primo blog che ci viene su digitando una qualsiasi ricerca su Google. Spero di poter fare crescere questo canale in questo 2019 e di fare in modo che il mio messaggio di una sana alimentazione arrivi a più gente possibile. Cercherò di farlo sempre con tanta ironia, magari abbiamo fin troppe storie tristi nel mondo e sicuramente ironizzare un po' su tutto per poter esorcizzare le nostre preoccupazioni non è un male. Ricordate che una grande dose di stress può alterare i vostri ritmi biologici e conseguentemente inficiare sulla vostra buona alimentazione e nessuno naturalmente vuole questo. Mi raccomando, godetevi le vacanze con serenità, concedetevi qualche eccezione in più e se avete visto il mio video precedente sui consigli che ho dato su come comportarsi durante le feste, sapete cosa intendo, per cui non sto qui a ripetermi, non preoccupatevi. Passate un periodo natalizio sereno e felici, divertitevi, godetevi le ferie e se avete tempo e ferie riposatevi il più possibile, perché con tutte le mangiate che farete ne avrete bisogno. Soprattutto se siete del Sud Italia come me, ne avete tanto bisogno. Vi auguro un sereno Natale e un felice Capodanno e ci vediamo la prima settimana di gennaio. Un abbraccio a tutti voi, da vostro nutrizionista irlandese o hobbit nutrizionista irlandese. Ciao!